Buongiorno a tutti. Allora, vi ho parlato della nazionale italiana nella sfida con la Francia. Ho aggiunto qualcosina che non dovevo aggiungere sulle questioni geopolitiche, tanto ne sono preoccupato, quindi due paroline ho voluto dirvele. Speriamo in bene, non aggiungo altro. Comunque, ragazzoli, andiamo a vedere com'è andata questa sesta giornata della Nation League per alcuni gironi, quindi le gare che si sono disputate ieri. Poi oggi e domani concludono tutto la Barabacci Cicocò e tireremo le somme finali di questa Nation League. Allora, ieri pomeriggio si è giocata Lettonia-Armenia, era una sfida che valeva la salvezza. Entrambe le squadre avevano 4 punti. All'Armenia sarebbe bastato il pareggio perché aveva uno scontro diretto favorevole con la Lettonia, ma ragazzi miei, l'Armenia ha voluto dimostrare che strameritava comunque di restare nel girone in cui è, nella Lega in cui è, andando a vincere in Lettonia per 2-1, quindi discorso chiuso. Come temevo, la Macedonia ha fatto il compitino contro le isole Faroe vincendo solo 1-0. Io sono sempre un inguaribile ottimista che spera che le squadre entrino in campo, giochino seriamente, facciano gol, poi proseguano per farne un altro. Invece no. Ormai le squadre segnano il loro golletto. 1-0 mi basta, sono 3 punti e basta, stop. Accontentiamoci. Limitiamoci a controllare, gestiamo il vantaggio, però la gente si rompe i testi. Poi è vero, uno potrebbe dirmi Gigi, però magari uno si sbilancia per fare il secondo gol e svrang, prende il gol del pareggio. Sì, ma se sei superiore, sei superiore. Poi se sei Babbo che sbaglia 250 gol, quello è un altro discorso. Veniamo alla sfida tra Austria e Slovenia. Ragazzi miei, l'Austria stava vincendo 1-0, magari ha voluto andare di gestione, eccetera, e l'ha presa in quel posto, un po' come la Svizzera con la Serbia. Vantaggio di Schmid, tipico cognome austro-tedesco, e pareggio all'81esimo di Cherin. E quindi Austria-Slovenia 1-1, un pareggio che non serve a una beata Giovanna, poi comunque le classifiche le vedremo nella notte tra lunedì e martedì oppure nel pomeriggio di martedì. No, le vedremo tra martedì e mercoledì perché le partite sono domenica, oggi e domani. Quindi tra martedì e mercoledì vedremo le classifiche come saranno messe. Ragazzi miei, adesso si racconta step by step. Poi, dopo il terzo giorno, che si sono disputate tutte, potremo andare a vedere le classifiche. Non mi va di fare le classicose parzelle, facciamo tutte assieme, non ci corre dietro nessuno. O forse sì, chi lo sa, ma tanto se poi si svolazza, chi se ne frega di sapere la classifica prima o dopo. Tanto la potete vedere anche voi, eventualmente. Ma siccome, come diceva il mio professore, la gente non legge neanche viva la patata sul muro, e il termine era un po' più, ma ho voluto essere politically correct, quindi per cui magari uno vuole la pappina pronta. Proseguiamo perché la Grecia, nonostante la sconfitta in casa con l'Inghilterra, che gli ha precluso la possibilità di salire di grado, tornare ad andare nel gruppo della Lega A, perché ahimè l'Inghilterra ha lo scontro diretto favorevole. La Grecia aveva vinto in Inghilterra 2-4, 1-3, quel che era. L'Inghilterra si è vendicata vincendo in Grecia 3-0, quindi lo scontro diretto, il cosiddetto aggregate, no, che appare quando ci sono le sfide di andata e ritorno, dice 5-4 per l'Inghilterra. Però la Grecia è andata in Finlandia e ha detto: noi intanto cominciamo a vincere. Poi se l'Inghilterra batte l'Irlanda, amen, noi il nostro l'abbiamo fatto, ci
ce la siamo giocata alla pari contro una nazione che ci è superiore calcisticamente, storicamente, eccetera. Quindi la Grecia è andata a vincere 2-0 in Finlandia. Poi vedremo tra Irlanda e Finlandia chi sarà l'ultima, perché Grecia e Inghilterra sono prime nel girone a pari merito, ma l'Inghilterra ha lo scontro diretto uguale. Lo so perché vi ho appena raccontato che erano 13 punti a testa. Giusto, della notte tra domenica e lunedì, no, tra sabato e domenica, e quindi lo so, perché ho fatto il recapone, era il girone più libidinoso proprio perché c'era questa Grecia che era andata oltre le più rosee previsioni, andando a vincere in Inghilterra, e quindi proseguiamo perché poi ci sono stati due massacri. La Norvegia ha battuto 5-0 il Kazakistan con tripletta di Haaland. Molti dicono che Haaland ha fatto 38 gol in 36 partite con la Norvegia, se non sbaglio. Beh, finché giochi col Kazakistan, tu sei un fuoriclasse. Giochi con squadre, con tutto il rispetto per il Kazakistan, ma che comunque sono, tra virgolette, materassabili. È logico che fai le triplette come ridere. Giochi tra l'altro del Manchester City, squadra, una delle squadre più forti della Premier, se non la più forte. Ragazzi miei, ti piace la pappina pronta? Prova a fare il centravanti, che ne so, nel Genoa, no? Nel Venezia. Vediamo se fai triplette o se fai fatica a fare un gol a partita. No, già un gol a partita sarebbe tanta roba. Un gol ogni 2-3 partite. Lui è forte, eh? Nulla da dire. Poi è logico, quando incontra Acerbi o Van Dijk non tocca palla. È quello che dicevo prima. Proseguiamo perché anche l'Inghilterra si è pappata la povera Irlanda, quindi anche, neanche l'orgoglio irlandese è riuscito a scalfire l'Inghilterra, ha segnato tutti. Un gol per uno non fa male a nessuno, un gol di Kane, un gol di Gordon, un gol di Gallagher, un gol di Bowler, un gol di Hawkins, no, Harwood, scusate, Harwood Bells, e poi al 79esimo hanno detto vabbè basta dai, anche perché la povera Irlanda al 51esimo sul risultato solo di 1-0, no, ancora sul risultato di 0-0. Perché l'Inghilterra al primo tempo era sullo 0-0, poi l'Irlanda è rimasta in 10 e svrang! L'Inghilterra è stata Maramalda, ha sfruttato l'uomo in più e ha vinto 5-0. E stanno facendo sclamorosamente 0-0 alla fine del primo tempo, eh? Il gol è arrivato all'ottavo della ripresa dopo che l'Irlanda era rimasta in 10. Quest'Inghilterra qua. E poi c'è stata la sorpresa. È vero che il Belgio non aveva più nulla da chiedere alla. E magari sono scesi in campo scazzati con la formazione. Adesso voglio vedere la formazione del Belgio. Allora, in attacco c'è Openda, Trossard, Engels, Luke Bacchio. Quindi vuol dire che comunque stai mettendo la formazione migliore. Mangala, Vermeeren, Castagne, De Bast, Faes e Dakers, sì, ha fatto un po' di turnover, però non è che l'ha fatto enorme. Sì, ha messo Luke Bacchio che non ha giocato, però non è l'ultimo degli scemi, anzi, buon giocatore. Trossard c'era, Engels non è male, Mangala e Vermeeren, quindi cioè, il Belgio era più che buono come squadra. È riuscito a perdere 1-0 con Israele. E immagino le bestemmie che sono venute fuori da molti scommettitori che si sono giocato il 2. Siccome tendenzialmente io ho sbagliato Austria-Slovenia, ve lo dico sinceramente, avevo messo l'uno fisso, gli altri le avevo prese tutte. Ho messo anche l'over dell'Italia. Quando ci sono queste partite che non contano niente, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, perché Israele era già retrocessa nel gruppo, nella Lega B. Il Belgio era terzo matematico,
non poteva più essere né raggiunto né niente, o comunque aveva lo scontro diretto con Israele favorevole, quindi anche se avesse perso non cambiava niente. Adesso non ho presente la classifica, ma credo che il Belgio fosse tranquillo al terzo posto. Quindi per cui, ragazzi miei, quando ci sono queste partite qui, le squadre scendono in campo, minchia, devo giocare sta partita, non me ne frega niente. E quindi poi succede che svrag perdono inaspettatamente. Quindi quando ci sono questo genere di partite qua, io cerco di non giocarle quasi mai. Viceversa, quando invece ci sono quelle partite in cui una squadra ha bisogno di vincere, l'altra ormai non ha più nulla da chiedere al torneo, o perché è già qualificata o perché è già eliminata, anche lì come giocheranno? Devi andare a vedere allora come sono messe le due tifoserie, le due squadre. Sono due squadre che si odiano cordialmente, o proprio non gliene frega niente di una dell'altra, non sono né amiche né nemiche, eccetera. Perché devi guardare anche quello, eh? Perché ci sono certe squadre che magari, anche se sono già retrocesso, che cosa devono affrontare una determinata squadra, ci danno dentro a più non posso perché per vari motivi gli sta sui testi. E poi ci sono squadre in cui magari sono gemellate le tifoserie, eccetera. A una non gliene frega più niente della gara perché ha già raggiunto i suoi obiettivi, l'altra ha bisogno di fare i 3 punti, finisce 1-0. O 2-1 per non dare nell'occhio. Poi dicono le partite combinate. No, le motivazioni, ragazzi, le motivazioni fanno sempre la differenza. Se io devo giocare una partita che non mi serve, non è che ci metto dentro in campo e do al 100%, faccio il compitino. O magari perdo anche apposta perché non me ne frega niente. So che è brutto da dire, ma è sempre stato così nel calcio italiano. Io alle ultime giornate negli anni 70, negli anni 80, vedevo giocatori che sbagliavano dei gol assurdi perché all'altra squadra serviva il pareggio, e quindi tu non vai a segnare il gol che fa vincere la tua squadra, che non gli serve a nulla vincere. Vedi un'azione, tutto bello, il tiro fuori di tanto così. Ma che sfiga, no, ha fatto apposta. Non se l'è sentita di mandare in Serie B quella squadra lì. Guai è che poi ci va un'altra. Perché magari l'altra invece affronta una squadra che ha bisogno di fare i 3 punti per raggiungere il suo obiettivo, anche loro hanno bisogno di fare punti per salvarsi, e svrang lo prendono in quel posto perché sono più deboli. È sempre stato così, non è questione della combina. Conto è la combi che si mettono d'accordo, oh, facciamo pareggio, così ci metto sulla la bella 3.000 euro, è data 3, poi facciamo 50-50 perché non ne hanno abbastanza, no? C'è giocatori che prendono milioni di soldi, che fanno le combi per vincerne ancora. Io francamente, io posso capire uno che magari è disperato, ha bisogno una determinata cifra perché deve pagare il meccanico, deve pagare il bollo della macchina, cavolo ne so, deve pagare quello che volete, il mutuo. E no, magari se può fare una combinetta per vincere quei 500-600 euro che gli servono, diciamo che non è giusto, però è giustificabile. Ma gente che guadagna 5-6 milioni l'anno, cazzo te ne fai ancora di altri soldi? La gente comune con 1 milione che campa lui, i figli che vengono dopo, eccetera, li metti in banca, li lascia lì, li lascia 40.000 euro l'anno di interessi. Io credo che con 3.000 e passa euro al mese uno possa vivere più che dignitosamente. Poi senti Emilio Fede che dice che con 8.000 euro al mese non ci sto dentro, ma ti faccio fare la Milano-Salerno senza toccare terra. Anzi, no, un po' troppo lunga, sono quasi 1.000 km, non ce la faccio. Facciamo una roba più veloce, da QT8 a San Siro senza toccare terra, sono 3 km.
o da grave don Adomaso senza toccare terra calci. Pem, 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 pem. Cioè, non si vergognano neanche. C'è gente che campa con 600-700 euro quando va bene al mese, e non so come faccia. E lui si lamenta che con 8.000 non ce la fa. Vabbè, sorvoliamo, ragazzoli. Ci vediamo col prossimo video MotoGP. E MotoGP, li ho già pronti, tutte e due. Di politica ve l'ho detto, già ho sbagliato a dirvi quella cosa lì perché non mi va di parlarne nel mio canale. Sono cose troppo. A parte che poi si litiga, perché in politica, come dico sempre, uno vede un 6, un altro vede un 9, tutti e due hanno ragione, perché vedono quello che c'è scritto per terra. L'ho detto, la politica è così. Cercare di far ragionare una persona, no? Che la pensa diversamente da te è inutile, perché resterà della sua idea. Anche se tu gli dimostri chiaramente che questa persona che ci piace così tanto, eccetera, però, ma lui si occupa di questo, perché ognuno pensa al suo orticello, no? Siccome uno si occupa di determinate cose che interessano a quello lì, chi se ne frega se fa una guerra termonucleare? A loro interessa che si occupi di quelle cose lì. E un altro dice: beh, ma l'altro magari non ti fa scoppiare una guerra termonucleare. Però è così, 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 così e non va bene. E ragazzi miei, uno deve scegliere il male minore. E io preferisco che non succeda una guerra termonucleare perché sennò moriamo tutti. Poi dopo il resto si può vedere un attimino come giostrarlo, ma non muore, cioè non, è meno grave, ecco, tra virgolette, è brutto, però io scelgo sempre il male minore, no? Detto questo, ragazzoli, ci si vede alla prossima. Ciao!